John Borno, ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ne parliamo perché la bomba prova a lanciarla DAZN. E visto che DAZN, insomma, è una testata giornalistica, non solo, è proprio quello che va a trasmettere poi le partite, insomma, una breve, piccola importanza gliela diamo. È una bombetta, ovviamente ne parliamo con i termini di una bombetta e niente più. Sappiamo benissimo quanto possa questa voce di mercato essere fittizia, però ci tengo comunque ad analizzarla. Juventus, dice DAZN, pazza idea, ritorna Conte se Allegri va via, e io volevo in qualche modo parlarvene dicendovi quindi la mia. Vi leggo però che c'è scritto prima: ufficialmente la Juventus non ha in programma di cambiare guida tecnica e punta dritta su Massimiliano Allegri. Ecco, partiamo da qua. Quindi già questo rende quello che abbiamo detto prima abbastanza improbabile. Improbabile però non vuol dire impossibile. E visto che improbabile non vuol dire impossibile, ne parliamo molto molto volentieri. Dall'Inghilterra si fa però sempre più strada la voce di un altro clamoroso ritorno, quello di Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham sarebbe al centro di un fantomatico piano Nedved, ma strappare agli Spurs è un'impresa a dir poco ardua. Allora, andiamo per gradi. Per chi non lo sapesse, ne abbiamo parlato e riparlato e riparlato in questi giorni. La situazione è molto molto chiara e la situazione vede un Nedved che voleva già lasciare la dirigenza bianconera perché non d'accordo per niente affatto con la conferma di Massimiliano Allegri. Agnelli però voleva la conferma di Allegri, è molto amico di Allegri e non voleva che andasse via. Inoltre crede enormemente nel progetto Allegri. Quindi alla fine Nedved si è dovuto piegare, ma il grande piano di Nedved è quello di far tornare sulla panchina bianconera Antonio Conte. Ora ci sono da dire delle cose importanti. Prima su tutte, parliamoci chiaro, ragazzi, Antonio Conte costa un fottio. Il Tottenham non te lo lascia, non te lo regala. Quindi l'unico modo, a mio diciamo modesto parere, per rivedere eventualmente Conte sulla panchina della Juventus sarebbe quella di una sua esperienza in questa stagione fallimentare con il Tottenham, e quindi nel caso in cui facesse un'esperienza fallimentare con il Tottenham, ecco che in quel caso si andrebbe a parlare di un allenatore che magari verrebbe sollevato dal suo incarico, sfiduciato o sfiduciato e sollevato dal suo incarico, e quindi in quel caso la Juventus potrebbe andare a mettere le mani su un allenatore libero. Per me Conte oggi, se fosse svincolato, tranquillamente tornerebbe alla Juventus. Però a fare questo video il 26 di settembre mi sembra abbastanza improbabile. Il futuro del tecnico della vecchia signora sarà deciso nei prossimi impegni e soprattutto dai risultati. La sconfitta clamorosa contro il Monza ha messo a dura prova la pazienza della dirigenza bianconera. Allegri dovrà ritrovare grinta e motivazione, oltre al gioco, per tornare a fare i punti sia in campionato che in Champions League. Una prima scadenza per la valutazione delle prestazioni di Allegri sarà con ogni probabilità la sosta per il Mondiale in Qatar, e non manca molto. Ecco, facciamo chiarezza su questa cosa. Io non penso che la pazienza per Allegri sia infinita. Io, come vi ho già detto, sarei andato avanti con Allegri, e per me quindi la decisione presa dalla Juventus è abbastanza condivisibile, perché parliamoci chiaro, si parla comunque di una situazione in cui Massimiliano Allegri ha un contratto ricco, perché quello è un contratto ricco, ha un contratto importante, ha, diciamo, una fiducia che è difficile in questo momento da togliere, perché io credo questo, io credo che la fiducia per Allegri non sia infinita. Ovviamente Agnelli lo difende finché può, ma se tra un mese, quindi quando si fermerà il calcio per far spazio al, cioè quando si fermerà il calcio di club per far spazio al mondiale, ecco che in quel caso sicuramente si andrebbe a parlare di una situazione ben diversa in cui Allegri verrà visionato con metà stagione già fatta. E probabilmente potrebbe già essere troppo tardi o potrebbe essere ancora troppo presto, ma sapremo già come sarà andata la Juventus in Champions. E in questo momento è chiaro come i tifosi juventini e la dirigenza bianconera non possa poi essere così tanto felice della situazione relativa alla guida tecnica di Massimiliano Allegri. Perché con l'arrivo di Allegri, molti giocatori che potevano essere futuribili e in prospettiva per la Juventus se ne sono andati, sia perché Allegri non li ha voluti, sia perché volevano andare via loro, e quindi via De Ligt, e quindi via Romero, e via quindi Demiral, e via quindi Kulusevski, e via quindi Bentancur, che poi sono andati altrove a fare molto molto bene, quasi tutti al Tottenham in realtà. Dall'altra parte bisogna anche inoltre considerare che la Juventus in questo momento non solo è decima in classifica, come avrete visto senz'altro dalla miniatura del video, ma è anche ultima in Champions League. Ha fatto 0 punti in 2 partite, ha perso sia contro il Paris Saint-Germain, che ci sta a perdere
sia mai al Parco dei Principi 2-1, ma ha perso anche in casa contro il Benfica. E questo è un risultato che non ci sta, e questo è un risultato che, mio avviso, è inaccettabile per i canoni della Juventus. Conte, l'ombra di Conte, le clamorose voci su un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus sono state riportate dal Daily Star. Secondo il tabloid, l'ex CT Azzurro è in trattative per rinnovare il contratto con il Tottenham. Infatti, questa cosa, ragazzi, ve la voglio sottolineare. L'allenatore va in scadenza a fine stagione, quindi a giugno Conte sarebbe libero, ma in questo momento sta contrattando per rinnovare il suo contratto. Sarebbe disposto, sì, a valutare la chiamata della società juventina, della Juventus, però il problema qual è? Il problema è che la sua posizione al Tottenham al momento è impossibile che venga scalfita. I proprietari del Tottenham, chi comanda è pazzo di Conte e non vorrebbe mai perderlo, anche perché, parliamoci chiaro, dopo Pochettino, il Tottenham non ha più trovato costanza di risultati e rendimento. Con Conte, in 7 mesi, 8 mesi, quanto è stato, è ritornato in Champions. E quindi, ovviamente, a Conte gli si dà la massima fiducia. Al momento, tra l'altro, i londinesi sono imbattuti e secondi in classifica in Premier League. Inoltre, bisogna anche sottolineare una cosa: che il Tottenham, la Juve gli dice quanti vuoi di stipendio? 7, 8, 9, 10. Il Tottenham dice: ti do tranquillamente il doppio, a me non me ne frega nulla in Premier League, e magari di questo ne parleremo anche in un video dedicato. Secondo me, i soldi non sono un problema. E non essendo i soldi un problema, è chiaro e lampante come si debba fare la lotta coi mulini a vento, e il mulino a vento in questo caso siamo noi italiane, che i soldi non ce li abbiamo. Pro e contro: dalla parte di Conte c'è sicuramente una grossa fetta di tifoseria, stanca del gioco e dei risultati raccolti da Allegri, l'apprezzamento di Nedved, il contratto di Conte in scadenza col Tottenham e la sua costante voglia di rimettersi in gioco con nuove sfide completano poi il quadro degli elementi che potrebbero far decollare la trattativa. Ecco, analizziamo un attimo i pro, poi passiamo ai contro. Il pro, ragazzi, sì, c'è Ned, la tifoseria, eccetera. Bisogna anche contare che i tifosi non sono tutti felici di Conte, perché comunque poi li ha traditi, secondo loro, andando all'Inter, non se lo aspettavano, Conte traditore, eccetera. È vero che se li liberasse da Allegri adesso sarebbero contenti anche di abbracciare Zdeněk Zeman, penso. E vi sto parlando proprio di un personaggio che ha gli antipodi nel mondo bianconero. Però va detto pure che sarebbe un ulteriore passo indietro, secondo me, perché comunque che stai facendo? Cioè, hai fatto Sarri, Pirlo, poi Allegri, poi Conte, il prossimo chi è? Deschamps, cioè stanno andando praticamente indietro. E poi va detto anche che carta alla mano, Conte non ha mai fatto bene in Europa, cioè le competizioni a eliminazione diretta non sono le sue. Quindi, se l'obiettivo è tornare a essere competitivo in Italia, per me con Conte dovrei vincere lo scudetto, ma proprio facile. Se l'obiettivo è tornare a essere competitivi in Europa, faccio un po' più di fatica. E voglio vedere anche questo Tottenham se sarà competitivo, ha già perso contro lo Sporting. Insomma, Conte non è mai stato competitivo nelle competizioni europee. Passiamo alla colonna dei contro. Se da un lato gran parte dei tifosi è con Conte, o meglio contro Allegri, dall'altro non corre buon sangue fra il tecnico degli Spurs e l'attuale presidente della Juve, Andrea Agnelli. E questo è vero. Cioè, Agnelli, se a Nedved sta sul cazzo, diciamo così, per quello che dicono i giornali, Allegri, lo stesso succede tra Agnelli e Conte. Ok, non c'è un rapporto buono, non si erano lasciati per niente bene. Andrea Agnelli, alla mente, ritorna subito il dito medio mostrato da Conte al padron nel 2019, tanto per citare un episodio. A frenare un eventuale ritorno di fiamma ci sono anche altri due fattori: il fatto che Conte possa arrivare più scarico per una seconda avventura alla Juventus, infatti adesso la sottolineiamo, visto che ha già vinto tanto con i bianconeri, e le condizioni economiche del contratto. L'allenatore degli Spurs guadagna 17,6 milioni di euro annui con un accordo da capogiro. Ragazzi, alla Juventus quei soldi non li prenderà mai. La Juventus al massimo oggi potrebbe offrirgli 8-9 milioni, cifra che lui magari potrebbe anche accettare in una condizione, situazione in cui lui finisce il suo contratto con il Tottenham a fine anno e il Tottenham decide di non rinnovarglielo. Però ovviamente, se questo non dovesse accadere, quindi se lui ci avesse di 20 milioni pronti lì sul dito, faccio fatica a pensare che dica: me ne vado per tornare alla Juventus, per amore di niente, perché Conte non lavora per amore, Conte lavora per lavoro, ok? E quindi questa cosa va sottolineata. Inoltre va detto pure che quando si parla di Conte che ha voglia di accettare nuove sfide, di mettersi in gioco, ecco, questo ragionamento lo faccio con Mourinho alla Roma, ok? Ma Conte, ecco, magari anche un Conte che tra 3 o 4 anni rimane senza squadra, la Roma perde Mourinho, dice vabbè ci proviamo, e Conte accetta un progetto nuovo. Però questo non è un progetto nuovo, questo progetto che Conte sposerebbe con la Juventus è lo stesso progetto che ha lasciato lui, semplicemente non sono riusciti a tenerlo in alto come lui l'aveva portato in alto. Cioè, lui, prendendo la Juventus oggi, la riprenderebbe esattamente come l'ha presa quando è stato chiamato nel 2010, 2010 mi sembra, stagione, no, 2011, 2011-2012, stagione 2011-2012, quindi nel 2011 lui è stato chiamato e ha preso la Juventus che era più o meno così.
cioè sicuramente la più scarsa di questa, molto più scarsa, però comunque la situazione di risultati era più o meno questa. E questo ci fa capire come ad oggi non sarebbe una nuova sfida, sarebbe una sfida già trita e ritrita. Ora, chiaramente, se la Juventus dovesse prendere Conte, per me farebbe un colpaccio clamoroso. Però, sinceramente, io ci tengo a sottolineare in questo video, per essere più chiaro e sincero con voi, che io non credo minimamente, ma minimamente, nella possibilità che questo accada. A questo punto la palla passa a voi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, vi do lascio tantissimi mi piace. Boccia all'allene come sempre, ci vediamo al prossimo video.